Polo Veneto di Rex Medea ha dedicato particolare attenzione alla paraparesi spastica ereditaria. Questo è partito da uno studio preclinico su Drosophila, dove abbiamo creato dei modelli sperimentali, per poi tradursi in un'attenzione specifica alla parte diagnostico, clinica e riabilitativa di questi pazienti. Le paraparesi spastiche ereditarie sono un gruppo di malattie neurodegenerative geneticamente e clinicamente eterogenee, accomunate da debolezza e spasticità agli arti inferiori, cui spesso si associano disturbi urinari e alterazioni della sensibilità profonda. Nelle forme cosiddette complicate possono poi associarsi altri sintomi extramotori, quali epilessia, deficit cognitivi, alterazioni comportamentali, segni extrapiramidali ed altri. Sono Marianna e da quando sono qui ho incontrato numerose persone che fanno parte dell'equipe, che mi hanno seguito in diversi aspetti sia della riabilitazione fisica che della vita sociale poi al di fuori della struttura, e in tutti gli aspetti ho trovato grossi miglioramenti. Come istituto di ricerca ci siamo finora concentrati sulla raccolta di pazienti con patologia clinicamente evidente, finalizzata alla puntualizzazione diagnostica o alla caratterizzazione funzionale, attraverso l'utilizzo di protocolli valutativi che comprendessero misure di outcome specifiche, sia cliniche che strumentali, come ad esempio esami neurofisiologici, l'analisi computerizzata del cammino, l'esame stabilometrico ed isocinetico. Ho cominciato a cadere molto spesso nella mia vita normale, anche camminando su piani dritti. Ho cominciato a cercare il motivo esatto per cui io avessi questi episodi di cadute e sono arrivata alla nostra famiglia, che subito mi ha dato delle interessanti risposte, in quanto in breve tempo siamo riusciti a capire che effettivamente la mia patologia è la paraparesi spastica. Ci stiamo dedicando all'elaborazione di protocolli riabilitativi che comprendano non solo la fisioterapia, spesso potenziata dall'uso di tossina botulinica, ma anche nuove proposte terapeutiche, come ad esempio l'elettrostimolazione funzionale. Presso il nostro centro valutazioni e trattamenti specifici vengono effettuati in team multidisciplinare, nell'ottica di una presa in carico complessiva del paziente, quindi rivolta non solo agli aspetti motori, ma anche a quelli cognitivi, psicologici, logopedici, di autonomia e di integrazione sociale a seconda dei casi. Come IRCCS facciamo parte di un network europeo, il TRIT-HSP, che si concentra sulla valutazione e sul trattamento di pazienti con paraparesi spastica ereditaria, e di un network italiano che ha il supporto di Telethon, che mira invece alla standardizzazione delle valutazioni e all'arricchimento del registro nazionale di pazienti affetti da questa patologia. Siamo in connessione continua con le associazioni di patologia, in particolar modo con l'AIVIPS, connessione fondamentale per il riferimento dei pazienti e per la distribuzione al pubblico dei risultati della nostra ricerca. La mia vita sia lavorativa che normale e sociale è migliorata moltissimo. Posso permettermi di fare le gite in montagna, come di lavorare per tante ore in piedi senza vedere nessun tipo di problematica.